Ebbene sì, stare insieme è piacevole e divertente, essere respinti fa davvero male. Però devo fare una premessa, mi hanno chiesto perché nei tuoi video ti vediamo spesso saltellare da una parte all'altra, ci sono tanti tagli, eccetera, eccetera, eccetera. La risposta è molto semplice. Quando parlo di fronte a un video, so benissimo che devo ponderare bene quello che devo dire, non posso permettermi neanche un errorino. Allora, ad ogni fine periodo, ogni volta che finisco un pensiero, penso 2, 3, 4 secondi prima di continuare. Ma voi avete tempo di aspettare insieme a me? No, vero? E allora, taglio, salto, faccio, dispo, di modo tale che la cosa finisca un pochettino prima e non duri troppo a lungo. Detto questo, la cosa sorprendente è una scoperta delle neuroscienze. Che cosa succede nel cervello umano quando una persona viene rifiutata? Ci sono delle zone ben specifiche del cervello che si attivano e sono le stesse zone che hanno a che fare con il dolore fisico. Questo vuol dire che quando vengo rifiutato o quando subisco un dolore fisico, magari ho un mal di dente, si attivano le stesse zone del cervello. Ciò significa che la solitudine, l'isolamento sociale può produrre anche dei malesseri fisici, non soltanto psicologici. Se perciò è vero tutto questo, ciò significa anche che lo stare insieme, superare la solitudine e stare in compagnia aiuta a sopportare meglio anche i dolori di natura fisica. Ovviamente alla scienza non interessano le ipotesi e le supposizioni se non vengono suffragate dagli esperimenti fatti in laboratorio. Sono stati fatti perciò degli esperimenti appositi per verificare la veridicità di quanto scoperto e si è notato che con degli antidolorifici diminuisce, seppur parzialmente, anche l'effetto della depressione provocata dal senso di solitudine. La solitudine patologica, in effetti, è un malessere molto grave perché produce anche un senso di noia e di frustrazione interiore. Tant'è che nella maggior parte dei casi studenti interrogati a proposito del dolore hanno risposto che preferiscono soffrire piuttosto che annoiarsi. Da qui nasce anche l'esigenza di tuffarsi, di gettarsi, di buttarsi in imprese straordinarie e anche molto rischiose pur di provare delle emozioni nuove e di non annoiarsi. Si tratta di tutte quelle cose che sicuramente avrete visto anche voi nei telegiornali, come per esempio attraversare i binari di corsa mentre un treno sta arrivando o buttarsi da un balcone in una piscina e così via. Quel che non si sa è che un uso esagerato degli smartphone e del computer riduce alla capacità di provare emozioni e aumenta la noia interiore. Questo è il motivo per cui insisto nel non andare oltre misura. Non mi stancherò mai di ripetere che attraverso i social possiamo avere enormi vantaggi, ma d'altro canto non esistono monete con una sola medaglia, dobbiamo stare attenti ai rischi dell'altra faccia. In India si usa dire né troppo poco su tutto. Se dormi troppo stai male, se dormi troppo poco stai male. Se mangi troppo stai male, se mangi troppo poco stai male. Questo vale anche per l'uso dei social. Il troppo fa male, il troppo poco magari ti impedisce di avere vantaggi che invece potresti avere utilizzandoli. Ma aspetta a te conoscerne la misura e non oltrepassarla.